consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Ci ritroviamo per il nostro consueto appuntamento con l'esperto risponde. Oggi parleremo della sindrome fibromialgica, la diagnosi, come si cura e tutte le terapie alternative. Sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce tantissimi pazienti, addirittura in Italia 1,5 milioni, 2 milioni circa di italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali. È definita sindrome perché è un insieme di segni e sintomi clinici che spesso si presentano contemporaneamente. La caratteristica tipica della fibromialgia è il dolore. È un dolore diverso a seconda del paziente, è solitamente diffuso in vari punti del corpo e il paziente lo descrive in vari modi, tipo sensazione di bruciore o di rigidità o di contrattura, e spesso è in relazione ai momenti della giornata o delle attività o delle condizioni atmosferiche o anche in base ai ritmi di sonno e stress. E in ogni caso il dolore persiste costantemente durante tutto il giorno e può avere anche dei picchi molto intensi durante la giornata o durante i periodi dell'anno. La caratteristica associata anche al dolore è l'astenia, quindi il senso di affaticamento che si associa appunto al dolore, e disturbi del sonno. Spesso i pazienti non riescono bene ad addormentarsi oppure presentano dei risvegli frequenti durante la notte. Ma un'altra caratteristica della fibromialgia è la sindrome d'affaticamento cronico, che si collega anche all'astenia. Quindi questi pazienti si sentono cronicamente affaticati. Un'altra caratteristica legata più che altro ai disturbi del sonno è la sindrome delle gambe senza riposo. Il loro sonno è turbato proprio da questa stanchezza che si localizza prevalentemente alle gambe e quindi aggrava ulteriormente la qualità del sonno. Ovviamente questi pazienti subiscono anche dei disturbi del tono dell'umore, perché il dolore li rende particolarmente ansiosi e particolarmente depressi a seconda dell'intensità del dolore e della localizzazione. Un altro sintomo associato è la cefalea, quindi il comune mal di testa, associato anche ad altri dolori addominali oppure dolori cervicali. E altri sintomi correlati, tipo la rigidità al mattino, le parestesie, che sarebbero i formicoli e le sensazioni simili a punture, i dolori al petto, alcuni presentano anche delle difficoltà di concentrazione e di memoria. Come potete vedere in questa immagine vi mostro, la fibromialgia viene rappresentata proprio come un quadro con dei sintomi quasi nascosti, perché il paziente fibromialgico apparentemente sembra sano, ma in realtà presenta dei sintomi nascosti che sono molto soggettivi. La diagnosi è un po' difficile, anche se oggi come oggi esistono dei parametri, delle linee guida che definiscono bene la diagnosi, ma sicuramente alla base di una buona diagnosi c'è un'attenta anamnesi e un esame obiettivo accurato. All'esame obiettivo, quindi alla visita del paziente, quello che risalta maggiormente è la localizzazione dei tender point, che sono i punti dolenti. Come potete vedere dall'immagine, i punti dolorosi sono solamente questi mostrati in foto, quindi basta toccare i punti dolenti e se sono positivi allora si può fare diagnosi di fibromialgia.
Ma qual è la causa della fibromialgia? Purtroppo ad oggi rimane ignota. È anche vero che ci sono diversi eventi stressanti che influiscono il peggioramento o il miglioramento del dolore. Recenti studi hanno dimostrato che la fibromialgia sembra dipendere da una ridotta soglia di sopportazione del dolore dovuta proprio ad un'alterazione delle modalità di percezione a livello del sistema nervoso centrale e quindi in particolar modo agli input dolorosi. Ci sono tanti fattori esterni che possono peggiorare i sintomi, come per esempio lo stress, l'affaticamento, il freddo, l'umidità dei cambiamenti meteorologici, oppure la sindrome premestruale. Ma come si cura la fibromialgia? Diciamo che oggi come oggi esistono diversi approcci, ma l'approccio più importante è quello multimodale, cioè il paziente viene trattato sotto vari aspetti. Gli aspetti più importanti sono la terapia farmacologica, ma anche la riabilitazione, le tecniche di rilassamento e dei programmi educativi specifici per il paziente. I farmaci sono tantissimi, prevalentemente farmaci antidolorifici, ma anche antidepressivi. Poi c'è la riabilitazione. La riabilitazione consiste prevalentemente in esercizio e terapie fisiche. Quindi ginnastica medica, ginnastica a corpo libero, le massaggi, mobilizzazioni, ma anche tecniche alternative come lo yoga, il pilates o altre terapie orientali. Nella ginnastica medica si prediligono esercizi aerobici, esercizi di rafforzamento muscolare ed esercizi di allungamento muscolare. Alla ginnastica medica si associano anche delle tecniche di rilassamento e delle terapie mente-corpo, tra le quali si possono citare le terapie cognitivo-comportamentali. A queste possono essere associate anche altre terapie, come per esempio l'idrochinesi terapia, che consiste negli esercizi in acqua, oppure la fangoterapia. La fibromialgia è una malattia che non viene riconosciuta a tutt'oggi dal punto di vista di esenzioni, di invalidità o di permessi dal lavoro, per cui gli rappresentanti dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica stanno lavorando in concomitanza con il Ministero della Salute per poter riconoscere la malattia e quindi dare importanza dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza, in modo da poter affinché i pazienti possano usufruire di esenzioni specifiche che gli permettano di accedere alle cure anche gratuitamente. Non solo, ma anche riconoscere loro un grado di invalidità e poter sfruttare delle permessi di per malattia o facilitazioni lavorative. Anche in Sicilia si sta lavorando in questo senso. Infatti si è costituito un gruppo di lavoro che analizza i vari problemi del paziente fibromialgico dal punto di vista burocratico. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento per la prossima puntata e per altri interessanti argomenti sulla salute. Consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia. I nostri esperti al vostro servizio.